Pioggia e neve non fermano le buone abitudini dei milanesi che scelgono la bici per muoversi in città. E non fermano neanche noi. Abbiamo messo a confronto tre servizi di bike sharing, BikeMe, Mobike e Ofo. Come funzionano, come sono le bici e i costi? Domande a cui abbiamo risposto testando le applicazioni e pedalando per le strade di Milano con i ragazzi della ciclofficina Balenga. Ecco com'è andata. Le applicazioni di Mobike e Ofo possono essere scaricate gratuitamente. La registrazione è semplice e rapida. Con le app fai tutto, trovi, prenoti e tramite QR code sblocchi le bici. Inoltre tengono traccia della distanza, del tragitto percorso e dei minuti trascorsi. L'applicazione di BikeMe consente di abbonarsi, di trovare le postazioni più vicine, di vedere se ci sono agganci liberi dove poter riporre la bici. C'è anche un timer per tenere sotto controllo il tempo del noleggio. La bici però si sblocca tramite tessera. Per quanto riguarda Mobike, sicuramente l'aspetto più affascinante probabilmente è il design. Per Mobike l'ideale sono solo per i piccoli spostamenti, al massimo 1-2 km. Dopodiché comincia ad essere proprio una bicicletta faticosa. Lei presenta le gomme piene, è una trasmissione a cardano, è una sola velocità. Ofo, invece abbiamo una ottima bicicletta da città, anche lei con delle gomme piene, una trasmissione a catena, come le bici che conosciamo regolarmente, tre cambi, questo fa sì che la bici sia adatta anche alle lunghe percorrenze. Invece il BikeMe di Milano, abbiamo anche lì una trasmissione nuovamente a cardano, con tre velocità in questo caso. Abbiamo anche delle gomme normali, semplicemente con camera d'aria, nei terreni o dei pavimenti, diciamo tipo pavé, fa sì che la bicicletta sia molto più agevole che le altre due. Per utilizzare BikeMe bisogna abbonarsi. Ad oggi l'abbonamento annuale costa 36 euro, quello giornaliero 4,50 euro. La prima mezz'ora è gratuita, dopo il costo è di 50 centesimi ogni 30 minuti. Mobike prevede pacchetti che vanno da un mese a un anno con corse illimitate della durata massima di 2 ore. Ad oggi il pacchetto mensile costa 5 euro, quello annuale 199. Sono previsti anche pagamenti a consumo. La prima mezz'ora costa 50 centesimi. Con Ofo si paga a consumo. Il credito viene gestito tramite le applicazioni e parte da un minimo di 5 euro. Ad oggi la prima mezz'ora costa 20 centesimi.